Siamo con Gianni Savio, l'Androni Giocattoli ha iniziato questa stagione anche nel territorio italiano dopo le vittorie in Sud America e si sta dimostrando sempre protagonista e molto attiva. Sì, oggi abbiamo disputato una buona corsa al cospetto dei grandi, perché basta vedere il vincitore, comunque l'ordine d'arrivo. Il corridore che ha fatto la selezione, che praticamente ha creato il gruppetto, che ha poi fatto esplodere il gruppo, è stato il nostro eritreo, Natul Testafani, ragazzo di talento, neoprofessionista, che deve imparare ad alimentarsi in corsa perché stava molto bene al Trofeo La Iguelia, poi l'ultimo giro con la Micheri è proprio saltato perché non si era alimentato. Bene anche gli altri, nel senso che sono arrivati comunque Daniel Munoz e Santiago Umba. Tenete nota di questo ragazzo perché ha 18 anni, ha solo 18 anni. Questo a mio avviso diventerà un grande e poi comunque la squadra si è comportata bene, come poteva comportarsi, nel senso che se il Bologna va a giocare a San Siro contro l'Inter, insomma, è quasi molto molto difficile che possa vincere. Quando noi ci troviamo qui con corridori di caratura mondiale, come faccio un esempio dei corridori della Trek, Nibali, Mollema, Ciccone, Brambilla, Valverde della Movistar. Movistar e poi non sto ad elencarne altri, insomma, noi abbiamo disputato una buona prova. Infatti questo inizio di calendario sta mostrando che anche le gare, tra virgolette, di seconda fascia, come potevano essere un La Iguelia, sì, importante per il campionato, per le competizioni italiane, anche qui l'industria artigianato, ci sono moltissime squadre Pro Tour, ma che si presentano con la migliore formazione. Il problema è dato dal fatto che tante corse sono state cancellate, quindi le squadre World Tour hanno 30 corridori e ovviamente devono farli correre, per cui li dispongono anche in corse non del calendario World Tour. E poi tocca sempre, anche prima è passato un tifoso e le tocca un po' il fegato, dovrei dire. L'Androni avrebbe dovuto essere al giro. Ma sicuramente, lo ribadisco, lo confermo, è stata una decisione vergognosa, una vera infamia sportiva. Denuncerò questa ingiustizia in tutte le sedi. Una formazione che comunque adesso proseguirà il proprio calendario, anche già subito questa settimana con la Tirreno Adriatica, grande manifestazione dei due mari, e poi continuerà anche con la settimana Coppie Bartali e via dicendo. Cosa potrebbe fare o cosa si aspetta dai suoi atleti? Che interpretano le corse con lo stesso entusiasmo, la stessa determinazione che ci ha sempre contraddistinti. Credo di essere un motivatore e li ho motivati non dicendo loro così faremo vedere che avremmo meritato. No, noi non abbiamo da dimostrare nulla a Vegni, nulla. Perché? Perché noi quello che dovevamo dimostrare sta scritto negli ordini d'arrivo, nelle classifiche internazionali. Lo faremo nel rispetto delle aziende che ci sostengono e soprattutto dei tanti, tanti tifosi, migliaia di tifosi che ci hanno espresso la loro solidarietà. Quindi nulla da dimostrare, ma la conferma che intendiamo onorare tutte le corse. Ringraziamo quindi per questa intervista Gianni Savio e il suo team Androni Sidermec e quindi arrivederci alle prossime competizioni. Sicuramente.